anche un piccolo video nostro, così, no? Ho finito il turno di servizio, mi sono cambiato, come vedete, con la maglietta dell'Adidas e la tuta da ginnastica per stare più comodi, e mi sto spostando. Poi dite, ma perché ti stai spostando? Non ti fanno stare in ufficio? Certo che posso stare in ufficio, però siccome qui vicino noi abbiamo un bel posto, che la sera si sta belli freschi, perché oggi ha fatto 27-28 gradi, e qui invece abbiamo vicino il lago Sirino, che a differenza del lago Laudemio non secca mai. Il lago Laudemio sta in montagna a 1200-1300 metri, mi ricordo, però si secca. Non so se avete visto qualche video dell'anno scorso, ve l'ho fatto vedere, era praticamente una pozzanghera. Invece il lago Sirino è un lago a tutti gli effetti, c'è il ponticello alla giapponese che lo attraversa, e ci sono i cigni, le papere e quant'altro che nuotano, pieno di pesci, ci sono trote, ci sono carpe, e infatti ci fanno un sacco di gare di pesca là. È un bel posticino, la sera si sta belli tranquilli. Allora io che faccio? Mi vado a mettere là, mi parcheggio, mi preparo un bel caffettino, nel frattempo si fanno le 8, piano piano, e noi inizieremo questa benedetta live, dove io praticamente cucinerò qualche cosina per me e niente, mangio questa cena così veloce veloce. Scusate che metto a posto un attimo, ma... a posto un attimino lo specchietto retrovisore esterno. Beh, lo sapete, io sono a dieta, quindi ho fatto un po' di spesa proprio spicciola, giusto per non rimanere digiuno, perché avevo finito le scorte, non ho acceso neanche il frigorifero, non ce n'è bisogno, ma qualora ce ne fosse stato bisogno, anche in velocità avrei potuto attaccare la 220 là in ufficio e mettere la 220, sarebbe stato molto più veloce rispetto a quella a gas. Non l'ho voluto fare, quindi ora andiamo in direzione Lago Sirino, e quando siamo arrivati lì vi farò vedere di cosa sto parlando, anche perché io non lo vedo da un annetto. Non vorrei trovare brutte sorprese, non penso, ma non si sa mai. Comunque, andiamolo a riscoprire insieme. Siamo arrivati al famoso lago Sirino, vedete, quello è Nemesi. Io sto scendendo il sentierino in pietra e ora quello là dietro è il ponte alla giapponese, dopo ve lo faccio vedere meglio. È pieno di gente perché qui ci vengono proprio a fare le gite, no? Le passeggiatine, poi una bella giornata. Ora il tempo che fa buio e poi si rintanano tutti quanti, o nei ristoranti, nei pub, oppure se ne vanno a casa, quindi io mi metto bello comodo e me ne vado a mangiare nel camper. Andiamo a fare il ponte alla giapponese. Beh, mica male, eh. Io sto seduto davanti al computerino. Arriva al lago. Beh, mica male. Una bella vista. Stasera cenetta al lume del lago. Va bene, io mi sono fatta una certa, quindi ho fame e quasi quasi inizio a cucinare qualche cosina. Cucinare, mo mi preparo la cena, vai. Venite, dove mi metto? Da qualche parte mi devo mettere, guarda. Vo incastrato tra il legno e il materasso da mansarda. Non avete proprio capito che me sto inventando per farvi vedere la cucina. Allora,
prendiamo una bella insalata, la giriamo qui dentro, un po' d'olio che fa sempre bene, e questo, una spolveratina di sale. Ok, questa la rimettiamo nella zuppiera. Grazie Adriano, che ti sei portata via tutti gli accendini, grazie. Grazie che ti sei portata via tutti gli accendi gas. Perfetto. Va bene. E non fa niente. Lasciamo così. E i wuster. Wuster di puro pollo, vedi? Puro pollo. E andiamo. Andiamo con il tango. Bello. Buono pure il limone. Bello. Bello forte sto limone. C'ha un sapore bello forte sto limone. Mi sa che prima mi finisco i wuster, poi mi finisco l'insalata perché mi sciacqua la bocca. Con tutto il suo limone mi dà un senso di freschezza. Buonissimo. Qual è la differenza tra venire in macchina e venire in camper? E mo ve lo spiego. Allora, voi dovete sapere che quando noi veniamo a fare servizio da fuori, io vengo da fuori regione, noi siamo a Casermati, quindi abbiamo a disposizione, messa a disposizione della prefettura, una casa. In ogni stanza ci alloggiano uno o due colleghi. Ma siccome nel mio turno sono l'unico che viene da fuori regione, praticamente la casa è tutta libera quando ci dormo io. E voi mi direte, ma allora perché non vai a casa che ti serve il camper? Ma le spiego. Non è una casa. È una casa arredata. È arredata con letto e mobile che ti dà la polizia. Però, per quanto ci sia il bagno, l'acqua calda, i riscaldamenti e tutto, il camper ti dà un senso di rilassamento totale, perché qui ti senti a casa, ma lì ti senti sempre ospite. Se io non avessi avuto il camper stasera, siccome ho finito di lavorare alle 7 e devo riattaccare domani mattina alle 7, queste 12 ore non mi avrebbero mai trattenuto al Lago Negro, me ne sarei andato a casa con la macchina perché avrei detto, ma io tra mezz'ora sono a casa perché sono 70 km e domani mattina in mezz'ora sono di nuovo qua. Invece col camper mi faccio la mia spesuccia, mi faccio la mia cenetta, mi rilasso, sto un po' al computer e mi godo la serata, cosa che non farei mai avendo solo la casa, perché mi sentirei chiuso dentro una gabbia vuota come un uccellino. Invece il camper è roba mia, capite? Un'altra. Ragazzi, se dovete fare questa esperienza, perché se no la fate non mi potete mai capire. Dovete fare questa esperienza. Affittare una cosa. Affittatemene uno. Fatevo prestare. Ogni tanto partire 2 giorni col camper da solo, proprio da solo, madonna, ma ti dà un senso di tranquillità, perché vai dove vuoi, non devi rendere conto a nessuno, nemmeno a tua moglie. Ti rilassi se ti vuoi rilassare, dormi se vuoi dormire, giri se vuoi girare, vai a fare una passeggiata, sei libero. Attenzione, 2 o 3 giorni
Dopodiché diventano stress. Io sono un animale da società. Io devo stare in mezzo alla gente per parlare, per condividere. Da solo non ci riesco. Non so come vanno gli altri full timer a stare soli, non lo so. Boh, io non ci riuscirei. Pure in questo momento sto parlando con voi, quindi sto socializzando in qualche modo. Io quando penso che tutti quanti noi YouTuber, quando parliamo alla videocamera, non pensiamo di parlare alla videocamera, veramente parliamo come se stessimo parlando con una persona, perché ormai poi entra un meccanismo malato in testa, no? E quindi per me voi siete tutti là dentro a quell'obiettivo. Anche questa è una cosa strana. Noi YouTuber ce l'abbiamo. Questa, boh, come vogliamo chiamare? Malattia? No. Sindrome? Boh. Quanto è buona. Io sono fortunato perché la dieta a me piace. Mi piace il menù della dieta. Allora, possiamo alzare un po' il tono di voce? Sì. Io mi finisco la mia insalata, ragazzi. E poi parliamo un po' del camper. Ma qual è lo spirito del camper? Lo spirito del camperista qual è? Ma siamo sicuri di averli tutti? Ma non lo so. In giro vedo cose turche. Molti dicono Molti dicono di avere lo spirito del camperista, lo spirito d'adattamento. Non lo so, eh. Non credo che sia per tutti così. Io vedo che molti fanno a gara solo a chi ce l'ha più lungo, come i ragazzini. In realtà lo spirito del camperista non è quello che molta gente pensa, e se glielo fai notare, te li sei fatti nemici. Ci sono quelli che vanno col camper, sì, ma solo nei camping o nelle aree attrezzate. E beh, spirito di adattamento. Ma dov'è? I camperisti. Mamma mia. Che popolo. Però vanno solo nelle aree attrezzate perché hanno bisogno dei loro comfort. Poi che vuoi? Solo doccia separata, bagno idromassaggio, uno che più ne abbia ne metta. Cioè, ma ragazzi, ma dov'è il camper? Ma la vita da camper, intesa proprio come vita all'aria aperta, alla natura, cioè, ma se voi vi portate appresso un albergo su ruote e ve ne andate poi in un campeggio, la mia domanda è: qual è la differenza che fa a voi? Scusate il limone. Qual è la differenza per voi tra un camper e una roulotte? Perché a questo punto a me mi sorge spontanea la domanda: ma perché non vi comprate una roulotte? Spendete di meno. Ve la portate in dove volete voi, dentro l'area attrezzata, dentro il campeggio, dentro dove cavolo volete voi. Ci avete la macchina per spostarvi e andare a fare tutte le gitarelle fuori porta.
non ci avete bisogno di comprarvi i mansardati che non entrano, che vanno stretti, che vanno di qua, che consumano tanto. Io non è che per farci, non voglio fare polemica, per l'amore di Dio, me ne frega niente. Però certe volte ne capisco le persone. Mi compro il camper perché io amo la vita da camper. Falla, così. Parcheggiate in mezzo a una strada. Fammi vedere. Il camper è una casa che si ferma in d'estate estate, raga. Il camper è una casa che si ferma in d'estate estate. E quindi va usata per tale. Ma non è una casa che vi dovete portare veramente tutti gli accessori. Poi, raga, la televisione, oh. Vabbè, vabbè, ma che davvero, davvero? Televisione sul camper, ma che cazzo state a dire? Ok, io voglio mettere uno che ci vive, o uno non ci deve passare un mese, due mesi, come facevo io, che da maggio a settembre stavo dentro un arulotto, dentro un camper a far full timer, vivevo là dentro praticamente, al camping, perché facevo 5 mesi di fila. Allora ci sta pure 5 mesi con la famiglia. Roulotte, veranda, gazebo, tavoli, sedie, sdraio, amache. C'avevi 100 metri quadrati da organizzare. Tante rabbia al sole. E allora ci sta. Ma quando andate fuori per 2, 3, 4 giorni, 5 giorni, ma come uno via il camper, pannazza a disintossicare, ricarica le batterie e voi portate a televisione. E dai, ma là ci avete un tarlo dentro al cervello, raga. E se mi dite per vedere la partita, ancora peggio, ancora peggio. Ma dove sta lo spirito del camperista? No. Ma io voglio sapere una cosa, no? Ma il campeggio che è? Anzi, che dovrebbe essere? Un campeggio dovrebbe essere un accampamento, una tendopoli, come fanno i lupetti là, i boy scout, no? Quello è il campeggio, senza corrente elettrica e senza un cazzo. Ma noi ci abbiamo tutti, pannelli solari, la corrente elettrica, abbiamo tutto quanto. Però stiamo esagerando. La televisione stiamo esagerando. Ora vi faccio vedere una cosa. Uno dice, ma tu parli perché tu non ce l'hai tutte qua, tutte là. Guardate qua. Ma vedete questa? Questa qua. Guardate, piastra, antenna e cavetto della televisione, ma non ci ho messo io. C'è sempre stato. Quando ho comprato il camper,
era predisposto per la televisione. Ce l'ho messa io? No. Quindi non è che parlo perché io non ce l'ho, perché io mi dovrei organizzare, perché... No, ma proprio un cazzo. Io parlo perché è così. Perché non si può mettere la televisione per stare 2 o 3 giorni fuori, 2 o 3 notti, 4 notti. Oggi come oggi. Siamo tutti cellulari. Internet, YouTube, streaming, chi più ne ha più ne metta. Ma che ce lo paga la televisione? Non la faccio più, mi sono mangiato un'insalata e mezzo, non insalata intera, intesa come una bustina, quindi... Allora, questa è... Quant'era? 200 grammi e mezzo? Mi sono mangiato 300 grammi di insalata. Oh, beh, 300 grammi di insalata non è che cade il mondo. Calcolando che sulla dieta ce n'ho 250 grammi, quindi voglio dire tutto sommato. Abbiamo i prodotti, vediamo un po'. Ecco qua. Svelto. Ma perché? Che fretta c'ha? Io? Vieni. Svelto. È arrivato lui. Mi pare svelto, mi pare. Il camper è bello, raga. A me non mi sta a pesare per niente rimanere sul posto del lavoro. Oh, per esempio, no. Che ore so? Saranno le 8:30. Ecco, io a quest'ora era già un'ora che stavo a casa. Me l'ho messa a mangiare con mia moglie e i miei figli. Magari avevo preso la macchina, mi ero andato a fare pure un giretto. Ah no, mi ero goduta la famiglia, dite voi. Ma non è così. Non è così, perché stando qua, domani dormo un'ora in più. Mi rilasso un pochetto di più, mi godo il camper perché mi fa piacere godermi il camper ogni tanto, specialmente queste belle serate. Me ne sono venuto in un posto che mi piace, al lago. E mo vediamo. Allora, ma questo non lo metto a asciugare, porca troia. Oh, sto coltello è una bomba. Sto coltello è una bomba. L'ho comprato a San Marino. Ora ve lo faccio vedere, aspettate che asciugo. E ve lo faccio vedere, eh. Se non ve l'ho già fatto vedere un'altra volta. Allora, qua c'è tutto, vedi? Forchetta, cucchiaio, coltello, cucchiaino. Poi che fa? Siccome sono 2 pezzi... Dopo tu lo incastri qua, vedi che c'ha 2 perni, faccio vedere sulla maglietta che si vede meglio. Ma vedi questi 2 perni? Entrano nei buchi. Poi tenendolo serrato, chiudi la forchetta, chiudi il coltello e non si apre più, non si stacca più. Questo è bello. 10 euro. 10 euro. Andiamo a fare un giretto fuori, vi faccio vedere il lago Sirino di notte. Allora, mo stiamo proprio di notte, vedete? Questo è il camperino. E quelli là dietro sono i riflessi del lago. Quelle luci blu laggiù sono quelle che stanno all'inizio e alla fine del ponticello, quello alla giapponese, quello di legno. Mo però fino a laggiù mi vado a annacci. Ho appena mangiato adesso con lo stomaco pieno. Ecco qua, ma voi non vedete niente, giustamente non vedete niente. Però non potete capire che pace, ah, raga, non potete capire che pace. Se, forse se riuscite a sentire i rane. Rospi e cicale si sentono in questo momento. Questo è il lampione, questa è la panchina degli innamorati. Beh, raga, io ho bisogno di un caffè, non ho l'accendino e quindi mo è un cazzo di casino. Poi vado a montare pure il video, però mo mi voglio rilassare un pochettino, mo quasi quasi mi butto sul letto e il caffè lo famo dopo. Comunque ragazzi, qui in riva al lago, niente, io vi chiedo scusa per questo pippone che vi ho fatto stasera. Volevo fare una live, fate conto che abbiamo fatto una live, perché è come se avessimo fatto una live, no? Avete mangiato insieme a me. Mi sento pieno.
Ma devo rilassare un pochettino, anche perché dopo una giornata di lavoro, ho cominciato stamattina alle 8, ho finito alle 7 di sera. Ma mi sento un po' abbiaccato, eh. Ah, ragazzi, ci vediamo dopo. Grazie di avermi fatto compagnia, grazie della visual, grazie dei like se vi volete mettere like, e grazie dell'iscrizione se qualora vi vogliate iscrivere. A me fa sempre solo piacere, raga. Beh. Buonanotte, boys.